siano lodati Gesù e Maria. Vorrei con voi, fratelli e sorelle carissimi, anche per la sua alta valenza istruttiva, fermarmi un po' sull'episodio della prima lettura, che è molto importante per noi cristiani. San Paolo si trova ad Atene, che quanti sappiamo che Atene era una culla dell'antica civiltà, si trova l'Areopago, il cuore di Atene, dove si riunivano intellettuali e persone comuni. Voi sapete benissimo che i greci, così come i romani, adoravano gli dei dell'Olimpo, cioè erano Zeus, Giove, Marte, Apollo, Venere, tutto questo Olimpo degli dei, che se uno ci pensa bene non erano altro che la proiezione delle passioni dell'uomo. Marte era dio della guerra, io mi arrabbio, voglio essere prevenire sul prossimo e ne faccio una divinità. Venere era la dea dell'amore, dove sentiamo tutte quante le passioni e così via dicendo. Gli deve annunciare a queste persone che Dio è venuto sulla terra nella persona di Gesù, che Dio è uno e non sono tanti. E come fa a farlo? È bellissimo. Comincia piano piano a dialogare con loro, e siccome erano molto intelligenti, perché sapete la Grecia è la patria della filosofia, quindi erano comunque persone che potevano ragionare, cerca in qualche modo di provocare la loro intelligenza e dire: secondo voi, questo è finito il suo discorso, è più verosimile che esistano tutti quanti questi dei? Addirittura c'è anche un altare a Dio ignoto, che dice, chi lo sa, ce ne dovesse essere pure qualcun altro oltre a quelli che ci siamo immaginati, che facciamo un altare come per lui, o è più verosimile qualche altra cosa? E poi gli annuncia il mistero di nostro Signore, no? Poi a un certo punto salutano, scendono un po' nel dettaglio, ma immaginate, no? È più credibile una testimonianza come quella che ha dato Gesù. Gesù ha predicato il Vangelo, ha insegnato una parola bella. Cioè, quando un uomo, una persona, ascolta sinceramente gli insegnamenti del Vangelo, con il cuore aperto, lo capisce che dice qualcosa di buono. E vede soprattutto in Gesù ciò che spesso manca, anche in molti che predicano bene, come dice il rassano male. Gesù ha detto, per esempio, una cosa molto impegnativa: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano, perdonate. Lui è morto in croce. La prima parola che ha detto in croce è: padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non ha minacciato, ma ha detto contro i nemici. Quindi c'è una grandissima coerenza, no? Ecco, questo ci aiuta a comprendere una cosa molto importante. Io dico sempre, in questi giorni, ieri ho, diciamo, festeggiato i miei 14 anni di sacerdozio. Voi sapete che ogni anno che passa si fanno un po' di conti perché si capiscono più cose. E la cosa importantissima che io sto comprendendo, che cerco di far comprendere alle persone, è che noi tutti quanti dobbiamo imparare davanti al Signore a metterci davanti a Lui, a lasciarci nel silenzio interrogare dal Suo Spirito che ci parla e a lasciarci porre da Lui dinanzi alle grandi domande che Dio vuole che ci poniamo, perché ci tratta come persone intelligenti. San Paolo non è andato in Grecia ad imporre la fede cattolica. San Paolo è andato in Efeso, che risposta gli hanno dato, Bene, bene, l'abbiamo ascoltato, poi ti risentiremo un'altra volta, però intanto qualcuna delle persone che io adoro e voi abbiamo detto di si convertire. È andato a San Paolo e dice: io ci credo a quello che hai detto, mi vuoi battezzare? Prego, accomodati, ti battezzo. Allora, Dio vuole come interlocutori non persone che fanno le cose tanto per farle. Io quando andrò via da Sermoneta, quando Dio vorrà, non lo so, tra 2 anni, 3 anni, 10 anni, 20 anni, non lo so, dirò alle persone, dico: chi di voi mi ha mai sentito dire a qualcuno perché non sei venuto a messa la domenica? Dirò: alzi la mano e poi se vado a confessare, perché se io rimarrò più di 20 anni, io non dirò mai a nessuno perché non sei andato a messa la domenica, mai. Ma attenzione, non perché non andare a messa la domenica non sia una cosa importantissima, è anche un comandamento, ma perché non è compito mio stare a tirare per il collo le persone, è compito delle persone che vivono qui farsi questa domanda. C'è ancora un prete, c'è ancora un parroco che c'è la messa, ma chi la fa fare questa cosa? Che cos'è la messa? Perché il catechismo che ho fatto tanti anni fa dice che è tanto importante, capite? E interrogarsi e chiedersi, o se non riesce a rispondere, chiedere,
Io ho già incontrato diverse persone, sono molto felice anche di qui, sto qui per questo, che mi hanno chiesto di parlare e sono venuto a parlarmi, a farmi tante domande, a chiedermi tante cose, a tutti quanti. Non stiamo qua, tu mi puoi dire tutto quello che vuoi. Se ti posso dare una mano, bene, ne parliamo insieme. E se no, ci vogliamo bene come prima. Questo è molto importante, capite? Perché Dio vuole che ciascuno dei suoi figli impari ad essere veramente un uomo o una donna. A noi Dio ci ha dato un'intelligenza. Questa intelligenza noi abbiamo il dovere di farla funzionare. Ci ha dato una libertà. Questa libertà noi possiamo farne l'uso che vogliamo. È chiaro che di tutto questo poi dovremo rendere conto al Signore. La vita passa, come dicevo questa mattina parlando con un'anima, dico certo noi possiamo decidere come sarà la nostra vita da oggi in poi, ma l'8 maggio del 2018 non torna più, non tornerà mai più. Cioè quello che io ho fatto ieri è cristallizzato, non esiste il nastro di riavvolgimento dell'esistenza, no? La nostra esistenza scorre e arriverà un giorno che viene detta la parola fine. Allora, cosa ho fatto, cosa sto facendo della mia vita, capite? Alcune cose nessuno se ne può occupare se non me ne occupo io. Torniamo all'esempio della messa. Tu te lo devi chiedere seriamente, ma devi metterti da sotto, chiudi in camera, davanti allo specchio, fai un po' di silenzio e dici, ma Dio esiste o non esiste? Tu te lo devi chiedere, c'è o non c'è? Cioè non possiamo accontentarci, se no sì, siamo in Italia, siamo più o meno cattolici, quindi ogni tanto andiamo in chiesa, non ci fanno troppi problemi. Allora tu me lo devi chiedere, esiste o non esiste? Ci credo o non c'è? E Dio esiste, ma Gesù Cristo è veramente Dio? La Chiesa che ci sta a fare la Chiesa? Che esiste a fare la Chiesa? Che ci sta a fare il parroco? Cioè, la Chiesa è semplicemente, come dire, una bellissima casa d'arte come questa o è anche qualcos'altro? Serve a qualcos'altro? Dopo la morte che ci sta? E ogni volta che celebro delle sedie, oggi qui stiamo celebrando con tanta partecipazione, non tanto, no? Figlioli miei, che ci sta dopo la morte? Non ci sta più niente? O c'è qualcosa? E che cos'è questo qualcosa? E chi ci va questo qualcosa? Ci vanno tutti in automatico? È una cosa bella o una cosa brutta? Ci vanno tutti in automatico? Oppure bisogna fare qualcosa per andarci, per non andarci? Che c'è dopo? Queste sono domande che noi non possiamo, perché capite? Cioè, sarebbe da sciocchi, no? Cioè, io dico sempre alle persone, dico, tu c'hai figli? Sì, i figli devono andare a scuola, giusto? Quindi penso che tu questo lo prevedi, vai a lavorare, perché se non guadagni, i figli possono studiare, ma non ti fanno, giusto? Se noi sappiamo sicuramente, e non voglio, come dire, rovinare la giornata, che ci sarà un giorno in cui saremo morti, non sono morto io, la vita terrena finisce. Come faccio io a vivere senza pormi seriamente la domanda? Ma quel giorno che succede? Che ci sarà? È una cosa importante, perché capite, su questo ognuno deve pensare alla vita sua, non può pensarci qualcun altro per me a questo problema, sono io che devo risolvere. Allora, perché io non chiedo a nessuno se si sente la messa? Perché qualunque persona faccia funzionare bene la testa e cominci a intessere anche un dialogo con Dio, ascolta quando noi parliamo, dice, oh, non ci capisco niente, voglio un attimo fa mente locale, mi dai una mano, provate a farlo, vedete quante cose che mi dice il nostro Signore. Quando una persona capisce e comincia a credere, non c'è bisogno di chi gli dica vai a messa con il fucile puntato, perché quella messa ci va da solo. Io ho tante esperienze di tantissime persone che hanno passato una vita lontana dalla fede, poi hanno capito tante cose. Non è che vanno a messa dopo, vanno a messa tutti i giorni adesso. Anche uomini, capite? Lo sapete che gli uomini sono sempre un pochettino più, che sembra che si vergognano un po'. Io conosco uomini che sono stati veramente lontani da Dio, vanno a messa tutti i giorni, perché un bel giorno sono entrati in questo percorso e l'hanno maturato da soli. D'accordo? Io quando l'ho incontrati avevano già fatto tutto. Era a un certo punto, avevo già capito tutto e mi sono enormemente rallegrato di queste cose, di essere veramente contento di queste cose, perché quando una persona interiorizza bene per sé, capite, inizia a vivere una vita significativa perché la scelta, e le cose che fa anche nella fede le fa perché è convinto, non le fa tanto per farle così noto, ma le fa perché è convinto. Allora San Paolo ha predicato ai pagani in questo modo, diciamo, volete credere che esiste Marte, Giove, Apollo, fate polis, però provate a pensare
Capito? Così la nostra vita, vogliamo, come dire, fare il carpe diem, quindi me la campo come viene, guarda, fanno troppi problemi, ma anche questa è una risposta, capito? Se questa è la tua risposta, Dio in primis non fa violenza a nessuno, la rispetta, non tutte le cose che noi facciamo le approva, ovviamente, ma la nostra libertà è sacrosanta anche dinanzi a Lui, la rispetta. Vuoi fare diversamente? Prova, apri il cuore, soprattutto una cosa, guardate che noi possiamo, mi sta antipatico il parroco, come lo sta a sentire, non mi piacciono le prediche, speriamo di vedere tutto quello che ti pare, d'accordo? Ma ricordati, se tu c'hai voglia di ascoltare il Signore, non c'è bisogno del parroco, perché il Signore ti parla se tu ti apri le orecchie dentro il tuo cuore. Prova a fare silenzio, prova a metterti in ascolto e vedrai quante cose dentro percepirai, sentirai. Comincia ad ascoltare, mettiti in cammino e vedrai quante belle cose accadranno nella tua vita. Io questo, fratello e sorella, ve lo dico perché l'ho visto tante volte. Se non partono queste cose, non c'è quasi speranza. Se queste cose partono, succedono tante di quelle cose belle, che le vite delle persone cambiano davvero da così a così e veramente risolvono. Quindi non è che soltanto Gesù è risolto dalla morte, ma la prova, una delle prove di Gesù è risolto dalla morte è che tu vedi le persone rinascere, cioè sono altra cosa. C'era un prima e c'era un dopo. Ecco, io spero, io l'ho vissuto tanti anni fa, il motivo per cui sono diventato prete, e quello per cui prego sempre il Signore è che più persone possibile possano viverle, perché chi vive questo conosce cos'è la vita e vi dico come testimone, pregusta quella che è la felicità che ci attende eternamente in cielo. Siamo da Gesù e Maria.